Penso che da quel momento la nostra storia non sia stata altro che polvere scintillante. Arrivò il colpo. Successo, benessere, sovrappopolazione. E fummo ridotti in polvere, anche se Delia ancora non lo sapeva. Così mio padre venne assegnato come assistente tecnico a una squadra di mega ricognitori. Vi sembrerà molto eccitante e affascinante, ma era un altro secolo, è un'altra epoca. E i robot erano diversi dalle creature sfavillanti simili a demoni che ci sono oggi, capaci di cambiare forme e funzioni, assecondando le aspettative umane. Quella era una squadra di robot da ricognizione, corridori e saltatori dotati di due gambe, goffi e inaffidabili quanto polli di ferro. Papà era l'assistente tecnico, cioè doveva ripararli, bonificarli dei virus, metterli a punto e sbloccarli dai piccoli giri in tondo in cui rimanevano intrappolati, o allontanarli dal muro invalicabile che stavano provando a saltare, stando sempre molto attento ai loro doppi mitragliatori a freccette e alle lame nano affilate per la difesa ravvicinata. «Scrivo codici per i giochi», si lamentava. «Creo coreografie con passi di danza di Bollywood e preparo incidenti in macchina». Disegno vampiri stellari. Perfetto, grazie. Dopo questo inizio mio alla Fantozzi, mi sembra che non ritrovo. Allora, grazie anche alle persone che ci sono, grazie adesso all'attore Alberto Marcello che ha letto il primo brano del libro, grazie alla professoressa Annalisa Bonfiglio che è con noi oggi, e che professoressa Annalisa Bonfiglio che è docente di bioingegneria elettronica e informatica, che coordina il corso di laurea in ingegneria biomedica, dirige il laboratorio di dispositivi elettronici avanzati del Dipartimento di Ingegneria Elettronica elettrica ed elettronica dell'Università di Cagliari ed è responsabile di numerosi progetti a livello internazionale, oltre ad essere prorettore delegato per il territorio di innovazione dell'Università di Cagliari. Oggi prendiamo lo spunto da un libro di Ian MacDonald, Il circo dei gatti di Vishnu, che Ian MacDonald fa parte, viene considerato un autore della post cyberpunk, il prototipo del cyberpunk in genere viene visto in William Gibson. Ian MacDonald, che è inglese, uno scozzese che vive in Irlanda del Nord, ha sviluppato all'interno della letteratura della science fiction, della fantascienza, ha sviluppato una serie di temi legati un po' alla fantascienza con anche elementi di fantasia, ma sempre con uno sviluppo molto estremo di elementi della fantascienza, con anche alcuni elementi di distopie, cioè nel senso che con una funzione quasi di coscienza critica di alcuni elementi. Il libro da cui prendiamo lo spunto, che è appunto Il circo dei gatti di Vishnu, è ambientato in India, in un'India futura, quindi che però mantiene ancora tutti i problemi dell'India classica, con la divisione in caste e via di seguito, all'interno della quale ci sono poi tre personaggi principalmente. Uno è Vishnu, che è un bambino che viene, una persona che è stato geneticamente modificato. Geneticamente modificato, e questa persona praticamente ha una serie di doti, ha un cervello molto particolare, riesce a ricordare tutto e soprattutto a mettere in connessione tutte le cose. Questo è in più anche un'altra caratteristica, che vive il doppio degli altri. Soltanto che vive il doppio degli altri, però si sviluppa non il doppio degli altri, ma con un tempo doppio degli altri, cioè a dire quando lui ha 10 anni in realtà sembra un bambino di 5 anni, seppure con un cervello di una persona di 10 anni. E poi invece un altro personaggio, che è una sorella, che invece
decide di restare con le sue sembianze. Poi c'è un fratello che invece entra nel mondo della intelligenza artificiale, della miniaturizzazione, che sarebbe un difetto linguistico, proprio neurologico a proposito, quindi siamo dentro questo argomento, e cioè quindi una riduzione a elementi piccolissimi, alle cosiddette nanotecnologie, e qui le nanotecnologie sono quel qualche cosa che opera con delle grandezze, con i cosiddetti nanometri, che significa un milionesimo di millimetro, ovvero un miliardesimo di metro. Solo 4 IA riuscivano a capirmi, e tutti e 4 vivevano in una farfalla di plastica dalle linee morbide appesa sopra il mio lettino. I loro nomi erano Ticca Ticca, Baccianti, Pooli e Mimme. Erano IA con l'incarico di sorvegliarmi e di svagarmi con canzoni, storie e piccoli giochi di luci colorate, poiché mamma riteneva che le storie per farmi addormentare della balia Menakshi fossero troppo terrificanti per un bramino suggestionabile. Erano ancora più stupide dei miei genitori. Erano così ottuse che non avevano pregiudizi al di là del loro livello 0.2 di programmazione. E quindi potevo comunicare con loro. Ticca Ticca cantava canzoni. In una barchetta verde nel blu del profondo mare, il piccolo Lord Vishnu si sta per addormentare. Questa la cantavo ogni notte. Mi piaceva. E ancora oggi la canticchio mentre conduco il mio circo di gatti lungo le sponde devastate della madre Gange. Pooli imitava male gli animali. Era un idiota. La sua stupidità mi offendeva e così lo lasciavo in silenzio dentro la farfalla di plastica. Baccianti, la tenera Baccianti, era la tessitrice di storie. Hai voglia di ascoltare una storia, Vishnu? Era la frase che spalancava le porte a ore di meravigliose storie. Io non dimentico nulla. Sono sicuro che non ha mai ripetuto una storia, a meno che non glielo chiedessi io. Come facevo a chiederglielo? Per spiegarlo devo presentare l'ultima delle mie 4 IA. Nin si esprimeva solo con giochi di luce e colore sul mio viso. Un inarrestabile caleidoscopio che si pensava stimolasse la mia facoltà visiva. Il muto Nin era quello intelligente, dato che era in grado di interpretare le mie espressioni facciali, fu il primo a cui insegnai il mio linguaggio. Era una lingua dei segni assai rudimentale. Un lento battito di ciglia stava per sì, 2 per no. Era noioso, era contorto, ma era una fuga dalla prigione del mio corpo. Potevo comunicare qualsiasi cosa. Nin comunicava le mie risposte alle domande di Baccianti. Benissimo, grazie. E adesso entriamo nell'argomento, nel senso che qui abbiamo visto in precedenza questioni di intelligenze artificiali, chiamiamole, che per noi oggi sarebbero già avanzate, forse, non lo so, però diciamo qui abbiamo una quel termine che ormai tutti conoscono, non è necessario che io lo dica, che si sviluppa con 4, diciamo, produce 4 intelligenze artificiali che sono all'interno di un oggetto volante, una sorta di farfalla volante. E qui prendo spunto da questo, volevo chiedere alla professoressa Bonfiglio, se appunto è una cosa che oggi può avere senso, se già all'interno dei discorsi quella cosa si sta già sviluppando questo tipo di discorso, se è una cosa, oppure fa parte solo della fantascienza. Allora, tanto
Mi fa piacere partire da questo lapsus linguistico, perché in questo caso è particolarmente adatto, perché in effetti le nanotecnologie, pur rivestendo, diciamo, essendo la tecnologia che riguarda un mondo molto piccolo, in realtà non sono definibili come una tecnologia miniaturizzata. Nel senso, mi spiego meglio, tecnologia miniaturizzata è quella del silicio. Il silicio, che è insomma la base di tutti i nostri gadget elettronici con cui ci muoviamo, effettivamente è un esempio di tecnologia miniaturizzata, ovvero diciamo, l'era del silicio parte dagli anni 50-60, se voi guardate, fate su Google il primo transistor, vi faranno vedere un oggetto che, guarda, è grandissimo in realtà, funzionava in maniera estremamente rudimentale e soprattutto aveva anche dei costi di produzione ragionevolmente elevati, perché comunque i materiali che dal silicio derivano, il silicio, quando io parlo di silicio in realtà intendo tutti i semiconduttori cristallini sostanzialmente, hanno dei costi di per sé elevati, innanzitutto perché non esistono in natura in forma cristallina, esistono in forma amorfa. Per renderli cristallini e quindi adatti a essere impiegati per farci dei dispositivi bisogna fare un sacco di processi, quindi tendenzialmente sono costosi. A causa di questo, diciamo, la tecnologia del silicio e dei suoi parenti è appunto una tecnologia che ha sempre teso verso la miniaturizzazione, cioè verso l'idea di mettere nella stessa area un numero sempre più elevato di dispositivi in modo di risparmiare sul costo del singolo dispositivo. Quindi in questo senso la tendenza della tecnologia negli anni è stata una tendenza alla miniaturizzazione. C'è una famosa legge che si chiama legge di Moore, che è una legge in realtà empirica, non ha nulla di, come dire, di scientifico in termini di modello di come si sviluppa una cosa, è una legge economica quasi, no? Che dice che ogni 18 mesi si raddoppia il numero di circuiti contenuti dentro il centimetro quadro, quindi c'è una legge evolutiva che dice che entro il 2020 arriveremo ad avere non so quanti miliardi di dispositivi entro nel singolo centimetro quadro. C'è proprio questa possibilità di sviluppo, esiste ancora? Esiste ancora, ma sta arrivando verso un limite, che è un limite di natura fisica, cioè il mettere n miliardi di dispositivi su un centimetro quadro significa che alla fine ogni dispositivo avrà a disposizione una porzione di materiale con cui essere realizzato estremamente piccola. Allora, qua entriamo in un campo che forse è anche un pochino filosofico, nel senso che cos'è che definisce un materiale? Quanti atomi definiscono una porzione di materiale capace di comportarsi secondo le leggi della fisica? E qui appunto entra in gioco il limite fisico della miniaturizzazione, perché sostanzialmente le proprietà dei materiali come li conosciamo noi, cioè quelli che sono alla portata dei nostri sensi, sono porzioni di materiali che contengono un numero enorme di atomi. Se andiamo verso cose sempre più piccole, invece, il numero di atomi che costituiscono il materiale diventano molto di meno. I singoli atomi cominciano a comportarsi come se fossero, diciamo così, degli individui a sé stante, tra virgolette. Se vogliamo fare una sorta di paragone, per darvi un'idea, quando noi parliamo di popolazioni grandi, di qualsiasi tipo di oggetto, ad esempio di una popolazione, potremmo dire gli italiani sono tendenzialmente, non so, alti 1,80, cioè i capelli neri. In realtà, se poi andiamo a vedere i singoli italiani, sappiamo benissimo che ce ne sono di alti 1,50, di alti 1,90, di biondi, di rossi, Quindi, quando descriviamo una popolazione così grande, in realtà parliamo sempre di valori medi, ci riferiamo sempre a una statistica. E un pochino la stessa cosa succede per i materiali. I materiali si comportano quando statisticamente in un certo modo. Ma questa valutazione statistica del loro comportamento noi la possiamo fare quando il materiale è costituito da miliardi e miliardi di atomi. Quando riduciamo le dimensioni e arriviamo quindi a delle porzioni di materiali che sono costituiti da milioni, da migliaia, da centinaia di atomi, ecco che allora il comportamento dei singoli atomi comincia a diventare individuale, quindi a non poter più, non si può più ragionare in termini di comportamento medio, non possiamo più dire che l'italiano medio è alto 1,70, cioè capelli neri, ma magari stiamo guardando la Valle d'Aosta e quindi sono biondi, alti, oppure eccetera. Quindi questo è un pochino il punto. Detto questo, appunto, la miniaturizzazione incontrerà un limite che è di quella natura. D'altra parte, il mondo della nanotecnologia nasce invece da una considerazione opposta, se così vogliamo dire.
cioè dall'idea che io posso arrivare a costruire una certa entità, anche molto piccola, ma partendo dai suoi singoli costituenti elementari. Quindi, diciamo, invece che fare il ragionamento che, insomma, invece che seguire la tendenza che ha avuto la tecnologia del silicio negli anni, cioè quella di partire da un oggetto grande e renderlo sempre più piccolo, l'idea della nanotecnologia è l'opposto, cioè parto dai singoli costituenti, atomi o molecole, e ne costituisco dei piccoli insieme che abbiano le proprietà che io voglio che abbiano in base alle proprietà dei singoli costituenti. Quindi, se vogliamo, è proprio un cambiamento di paradigma, diciamo, no? Quindi io quando a lezione cerco di spiegare queste cose ai miei studenti dico: immaginate che, diciamo, chi costruisce circuiti elettronici con i materiali tradizionali fa un po' il lavoro dello scultore, cioè parte da un pezzo di roccia e piano piano, per esclusione, tira fuori una forma. Invece la nanotecnologia fa il lavoro del muratore, cioè prendo i mattoni e attraverso i mattoni costruisco la struttura che io voglio. Quindi le due cose, da questo punto di vista, non si tratta di una semplice miniaturizzazione. È vero che il risultato finale è un oggetto molto piccolo, ma non è il risultato del rimpicciolimento di qualcosa di più grande, ma il processo inverso. È il processo inverso. Dal basso verso l'alto e non dall'alto verso l'alto. Esatto. Esatto. Vedete, il lapsus è servito. Ecco, e il discorso del fatto che c'erano qui, ad esempio, all'interno di questo oggetto, questi quattro elementi, quattro intelligenze artificiali, che in qualche modo sembra siano qualche cosa che, più che probabilmente ha seguito proprio il processo delle nanotecnologie, sono degli elementi. Ecco, questo è molto fantascientifico o si sta lavorando già in questo? Ma allora, posto che l'oggetto di cui parla il libro in realtà è una farfallina, un giochino, però, quindi non è una cosa così piccola, no? Cioè, ma l'interno, questi elementi interni. Beh, sostanzialmente dipende un po' dalla sofisticazione delle funzioni che questi quattro oggetti devono fare. E mi pare di capire dalla descrizione che gli oggetti hanno delle funzioni ma non hanno un corpo, quindi non è che devono realizzare delle funzioni singole, laddove un organismo, un esempio di animale anche molto elementare, deve realizzare tante funzioni coordinate, no? Quindi chiaramente questo dà complessità al sistema che si vuole realizzare. Non era più necessario bardarsi di schermi o immagini nel palmo della mano o di dispositivi che scrivevano sul globo dell'occhio con la delicatezza di un fachiro che scrive nomi di turisti su un chicco di riso. Un semplice gancio di plastica dietro l'orecchio irradiava il cyberspazio nella testa. La stimolazione elettromagnetica diretta dei centri visivi, uditivi, olfattivi popolava il mondo di messaggi fantasma e trasmissione di dati, estratti di town and country, messaggi video, interi mondi virtuali, avatar e inevitabilmente un sacco di spam e spazzatura. E per me, la mia IA personalizzata, Mr. Khan. Quanto lo odiavo! Era tutto ciò che non era Miss Mukudan, irascibile, arrogante, sgarbato e insistente. Era un rigido moralista, un musulmano molto serio. Guardavo Miss Mukudan con un occhio diverso, chiedendomi quali valutazioni avesse fatto per assegnarmi Mr. Khan. Era stato progettato solo per Vishnu? Come era stato costruito? Era nato già perfettamente formato o aveva una storia? E cosa pensava di quel passato? Sapeva che era tutta una bugia da custodire gelosamente? O era come gli attori IA di Town and Country, che si autoingannavano, credendo di esistere al di là dei ruoli che recitavano? Cos'è giusto per te? Gli chiesi un giorno, mentre con la Lexus attraversavamo una deriva liquefatta dal calore, in una melma nera e impermeabile. Era la ricorrenza della Shura. Mi aveva parlato della terribile battaglia di Karbala e della guerra tra i figli del profeta, che la pace sia con lui. Vidi gli uomini cantare e lamentarsi portando gli elaborati catafalchi, frustarsi a sangue la schiena.
incominciai a rendermi conto che il mondo era più strano di me. Non ti preoccupare di ciò che è giusto per me, ragazzino sfacciato. Tu hai i privilegi di un dio. Sei tu quello che deve pensare all'azione giusta, dichiarò Mr. Khan. Nella mia visione lui sedeva al mio fianco sui sedili posteriori della Lexus, con le mani cerimoniosamente intrecciate in grembo. È una domanda seria! L'autista strombazzava il clacson in mezzo alla cupa processione. Che significato può avere per te una buona azione se ogni cosa che fai può essere disfatta e ogni cosa che disfi può essere rifatta? Sei una successione di cifre! A cosa ti serve la moralità? Solo allora iniziavo a comprendere l'esistenza delle IA, che avevo conosciuto con il mistero di Tika Tika, Poli, Bacianti e Nin, che vivevano insieme e condividevano un codice comune all'interno della mia farfalla di plastica. Cifre in comune, ma personalità separate. Non sembra che tu possa far male a qualcuno. Quindi una buona azione corrisponde ad astenersi dal provocare dolore? Penso che sia la base delle buone azioni. Benissimo, grazie. In questo passo ci sono diversi signori. Io partirei dall'indicazione di questo oggetto che si mette dietro l'orecchio e che crea tutta una serie di stimolazioni in grado di, ad esempio, creare dei mondi, proprio far sì che la persona in qualche modo senta e viva questi mondi come se fossero reali. Ecco, questo è un qualcosa su cui si sta lavorando, diciamo, e in che modo e che tipo di prospettive ci possono essere. Allora, la neurostimolazione è un campo di ricerca molto, tra virgolette, di moda, ma in senso buono, nel senso, su cui stanno lavorando in tanti. Intanto con degli scopi di natura biomedica, anzi, soltanto direi con degli scopi di natura biomedica. E sicuramente dal punto di vista tecnologico, non con oggetti che stiano fuori dal corpo umano. Quello che si sta cercando di fare è fare al contrario delle neuroprotesi cosiddette, cioè delle interfacce dirette con il cervello, con i nervi, comunque con il nostro sistema nervoso. Interfacce dirette che implicano la realizzazione di sistemi e di dispositivi con dei materiali completamente nuovi, quindi ci dimentichiamo del silicio in questo caso, per diversi motivi. Per motivi legati alla biocompatibilità e per motivi legati a una compatibilità di natura meccanica. Per fare un esempio, i nostri tessuti, di qualunque parte le ossa, che sono la cosa più rigida che abbiamo, però diciamo sono di natura soft. Tutta l'elettronica sviluppata fino adesso invece è fatta con dei materiali rigidi e quindi in qualche maniera non c'è una compatibilità in termini di proprietà meccaniche. Se vogliamo andare a pescare i segnali che le cellule producono, sono segnali di natura elettrica, ma dobbiamo fare in modo che la singola cellula comunichi con un qualche dispositivo elettronico, qualche dispositivo che appunto viene chiamato bioelettronico, cioè in grado di comunicare essenzialmente ascoltare, ma in qualche caso stimolare i segnali elettrici che provengono dalle cellule. Allora, per fare questo c'è bisogno appunto di una compatibilità di materiali che sia sicuramente una compatibilità di natura chimica, cioè sostanzialmente l'accostare un dispositivo elettronico a un tessuto umano non deve causare danni, ovviamente, e una compatibilità di natura meccanica, cioè ci deve essere una corrispondenza tra le proprietà meccaniche del tessuto umano e le proprietà meccaniche del dispositivo che io uso per creare questo accoppiamento. Per questo motivo appunto è nata una branca dell'elettronica che è basata su materiali di natura polimerica, quindi sostanzialmente delle gomme, delle plastiche, che hanno proprietà meccaniche simili e sono anche biocompatibili. Allora, grazie a questo progresso, diciamo, è stato possibile cominciare a lavorare con dei dispositivi di neuroprotesi che funzionano a contatto con per esempio con il cervello umano. Un'applicazione molto importante, per esempio, che è già in uso e che in questo caso si fa ancora
anche con materiali parzialmente non così avanzati, sono le neuroprotesi che per esempio vengono usati per curare dei casi di distonia muscolare, per esempio, che è un problema molto rilevante da un punto di vista medico e la cui causa sostanzialmente è il fatto che ci sono delle cellule del cervello che emettono dei segnali di natura elettrica in maniera incontrollata, cioè invece che funzionare in maniera regolare con un certo diciamo ritmo, come sono i nostri neuroni, queste hanno degli spike incontrollati che poi si traducono in stimoli muscolari e le persone che sono affette da questo problema hanno per esempio degli spasmi muscolari completamente incontrollati che minano in modo serissimo la qualità della vita di queste persone. Ad esempio adesso, prima questo tipo di malattie venivano curate con psicofarmaci sostanzialmente, riducendo ulteriormente la qualità della vita delle persone, perché sostanzialmente l'obiettivo era quello di, tra virgolette, di addormentarli, insomma, di renderli, insomma, di calmare questi spasmi. E adesso invece quello che si è capito essere molto più efficace è invece installare delle neuroprotesi che sono messe direttamente nel cervello, nella zona del cervello, che tramite altre tecniche si capisce essere la causa, la zona dove succede questa mancanza di controllo dei segnali neurali, lì si mettono delle protesi fisiche che si lasciano nel tempo, vengono impiantate nel cervello, opportunamente alimentate, di solito hanno una scatolina per l'alimentazione che è messa in qualche altra parte del corpo, ed è incredibile vedere quanto l'accensione di questi dispositivi, che semplicemente lanciano a loro volta dei segnali che sono in grado di sincronizzare queste cellule cerebrali che hanno perso il controllo, risolva il problema in maniera estremamente efficace, senza bisogno di farmaci e in modo molto più senza addormentare il paziente, in modo molto più efficace per il mantenimento della qualità della vita. Quindi da questo si sta già facendo. Ovviamente poi da lì si può pensare ad altri tipi di stimolazioni, quindi però diciamo che realisticamente al momento si è più. È possibile pensare in futuro, naturalmente pian piano che anche le conoscenze neuroscientifiche aumentano, ad esempio un problema, ecco, il problema dell'Alzheimer che deriva dal fatto... Ad esempio questa cosa viene usata anche per esempio per curare il Parkinson, forme gravi di Parkinson vengono usate per questo. Per quello, sì. Il Parkinson appunto è una malattia che crea sì. Diciamo un non controllo più del proprio movimento. Sì, è usato soprattutto per problemi di natura neuromuscolare. Sì. Ecco, e appunto andando avanti la questione del, ecco, per esempio dell'Alzheimer, in cui alcune parti specifiche anche del cervello, di alcuni della corteccia, se non sbaglio, la corteccia mi pare, in modo alcune parti vengono praticamente degenerano e muoiono. Sì, è un problema un po' diverso, ritengo, in quel caso, io probabilmente non sono una neurobiologa, quindi è un problema penso un po' diverso, perché appunto il caso che ho citato prima non è il caso di cellule che muoiono, ma cellule che continuano a funzionare ma in maniera incontrollata, senza riuscire a coordinarsi tra loro. E ovviamente dove invece un gruppo di cellule manca, ovviamente quel tipo di funzione non può essere ripristinata. Nel senso, non esiste un neurone artificiale con cui sostituire queste cellule mancanti da questo punto di vista. Però si può pensare eventualmente magari a creare dei ponti tra zone del cervello che funzionano ancora, ad esempio evitando di passare attraverso queste zone, probabilmente diciamo, sì. In linea ipotetica non è impossibile. Non è impossibile, sostanzialmente in linea ipotetica, diciamo, ciò che è già possibile è registrare l'attività di cellule e stimolarla, quindi laddove c'è un sistema che da un lato registra l'attività magari di un gruppo di cellule e passa questo segnale all'attività di un altro gruppo, ovviamente fa da ponte, quindi si potrebbe pensare di bypassare determinate zone che non funzionano più bene, in principio potrebbe essere possibile. Decisamente molto interessante. Passiamo adesso. Prego. Sì.
So come sono i fratelli, dissi. L'informazione balenò nella mia testa proprio mentre stavo scendendo dall'aereo all'aeroporto Indira Gandhi. Shiv ha fondato un'azienda, Purusa, a Varanasi. Ha attirato finanziamenti cospicui da parte di una società con capitale di rischio chiamata Odeco e fondi dalla divisione ricerca e sviluppo della potente Ray Power del Bharat. Il suo campo era la nanotecnologia. Lavorava insieme ai migliori ingegneri e progettisti. L'indice fantasma, che valutava le società con il potenziale per trasformarsi in investitori globali nel momento in cui diventavano pubbliche, stimava la Perusa come una delle prime cinque da tenere d'occhio. Era giovane, era sulla cresta dell'onda ed era destinato a entrare in orbita. Si era fatto amicizie dubbie tra i rajah informatici e uno stormo di IA di alto livello nascondeva molte delle attività della Perusa agli occhi dei concorrenti e del governo del Bharat. La polizia Krishna aveva un file su di lui e una squadra di guardie IA deliberatamente maldestre che lo informava. Le mie IA di controllo dei servizi di sicurezza della VAD erano di un tipo più ingegnoso rispetto a quelle della polizia. Erano entrate nel codice della struttura informatica profonda della Perusa. La sicurezza della VAD era una fragile finzione. Ero molto curioso riguardo a ciò che mio fratello stava facendo. Il piano di Shiv, ovviamente, era di un'ambizione mostruosa. Aveva sfondato la prigione del cranio. Più prosaicamente, la Perusa aveva sviluppato un prototipo di biochip che poteva interfacciarsi direttamente con il cervello. Niente più pacchiane spirali di plastica dietro l'orecchio e irruzioni silenziose di radiazioni elettromagnetiche nel cervello. Si trattava di una proteina modificata, materia della nostra materia, che inviava attraverso la pelle e le ossa i suoi neuroni artificiali per fonderli nei nostri pensieri. Era il terzo occhio, aperto per sempre sul mondo invisibile. Vedete come sia facile ricorrere al linguaggio mistico? L'onniscienza divenne la norma. Tutti avevano accesso a tutta la conoscenza e a tutte le maligne banalità della rete globale. La comunicazione non era più clicca e chiama, era un pensiero, una sottile telepatia. I mondi virtuali diventavano reali. L'età della privacy, il primo lusso occidentale che il benessere indiano aveva comprato, era terminata. Come si riusciva a capire dove finivano i nostri pensieri e dove iniziavano quelli degli altri? Ci saremmo avvicinati al mondo delle IA, alle loro percezioni rarefatte, allargate su più livelli. Le congetture portavano nuove congetture. Non ne vedevo la fine. Grazie. Anche in questo caso ci sono tantissimi stimoli, naturalmente, tante questioni. Dal discorso della scomparsa della privacy ad altri che insomma coinvolgono in questo caso la realizzazione di nanotecnologie, in questo caso sono questi neuroni che entrano e fanno delle cose addirittura. Ecco, il campo è abbastanza, è molto vasto. E vorrei chiedere, partendo dal fatto che se dal punto di vista delle ipotesi anche più linguistiche che c'erano nell'inizio di questo passo, la cosa, si sta in qualche modo già studiando, ci sono degli elementi che possono avere un senso dal punto di vista scientifico oppure no? E poi passiamo anche al discorso sulla privacy. Allora, qui, almeno per quelle che sono le mie conoscenze, ci vedo molta più fantascienza che scienza in questo brano. Tuttavia, è di poche settimane fa la notizia del primo microorganismo ricreato in laboratorio con una quantità minimale di DNA, no? Quindi, se vogliamo, l'idea di riprodurre qualche organismo con funzioni estremamente semplici, ce l'abbiamo già, diciamo. Però appunto qua ho sentito una serie di cose sul fatto
proteine in grado di generare dei neuroni che mi sembrano appunto a parte decisamente sbagliate da un punto di vista biologico, perché casomai sarebbe il contrario, nel senso una proteina non è in grado di generare una cellula, semmai ne è parte, no? Quindi in difesa dell'autore potrebbe anche essere un problema di traduzione. Può essere, infatti, magari. Che lui non l'ha detto. Può essere, sì, però diciamo, da un punto di vista della fattibilità, questo tipo di visione mi sembra decisamente più lontana, per fortuna, direi, perché la vedo abbastanza un po' come un incubo. Sì, il fatto della possibilità di... anche se poi, ecco, qui si parla... oggi si parla, forse usando delle terminologie forse non corrette, di ad esempio di computer neuronale. Uno pensa neuronale che utilizzano i neuroni, che poi invece probabilmente utilizzano usano dei modelli, dei modelli computazionali neuronali, cioè comunicano tra loro e non è tanto l'atto di comunicare quanto il coordinamento che hanno tra loro, che segue degli algoritmi di natura neurale, essenzialmente ispirati al modo in cui i nostri neuroni sono connessi tra loro, no? I nostri neuroni in generale, il cervello, ma anche i nervi, sono costituiti da un numero enorme di neuroni che hanno la capacità di avere a loro volta un numero enorme di terminali di essere connessi. Quindi ogni neurone è connesso con altri miliardi di neuroni. Però non è connesso alla stessa maniera con tutti, è connesso con una forza della connessione che dipende da tanti fattori e che può essere modificata nel tempo. Quindi in generale, quando si parla di modelli di computazione neuronale, ci si riferisce al fatto che le singole unità di computazione comunicano con tutte le altre con una... con una regola, con un algoritmo che dipende dalla forza delle connessioni che ciascuna unità ha con tutte le altre. E ciascuna connessione viene più o meno rafforzata nel tempo a seconda dei comportamenti dell'individuo. Quindi se una certa connessione fra due neuroni viene praticata spesso, cioè se questi due neuroni comunicano tra loro molto spesso, quella connessione diventa molto più forte di altre, e quindi il fatto che al neurone numero 1 succeda una certa cosa si riflette molto più facilmente sul comportamento del neurone numero 2. Quando questa semplice influenza reciproca che i neuroni hanno tra loro è già visibile quando il numero di neuroni sono pochi, poche unità, quando diventano milioni, come appunto nel cervello umano, questo si traduce in una varietà enorme di comportamenti coordinati tra neuroni. E la tecnologia, anche la tecnologia del silicio, si è ispirata a questo modello di computazione naturale, perché dà un sacco di possibilità, e quindi che in quel senso, quando si parla di computazione neuronale, ci si riferisce non al materiale con cui sono fatti questi neuroni, questi computer, cioè non sono computer fatti di neuroni, ma sono computer fatti in silicio, ma che si comportano, si comunicano tra loro con le stesse modalità con cui comunicano tra loro i neuroni. Poi questo pone anche un altro problema, che così sempre di carattere generale. Noi in generale, quando sentiamo parlare di un algoritmo, diamo a questo più o meno significato letterale, cioè un procedimento di calcolo, e vediamo l'algoritmo come qualche cosa di quasi deterministico, cioè un procedimento di calcolo molto preciso che ha un passaggio, un altro e poi un altro. In questo caso, da quello che appunto ci accennava anche la professoressa Bonfiglio, si vede, mi corregga se sbaglio, come gli algoritmi, questo tipo di algoritmi, non sono assolutamente un qualche cosa che richiama un processo deterministico, non totalmente, sono capaci di modificarsi, di automodificarsi. Sì. Quindi un algoritmo che è capace di automodificarsi, è corretto? Sì. Anche questo. Sì. E questo naturalmente significa tante cose all'interno della ricerca scientifica e anche dell'intelligenza artificiale, naturalmente, e di tutti i discorsi che poi ci sono intorno all'intelligenza artificiale, schematizzando il fatto che secondo alcuni si deve partire dall'alto verso il basso, anche qui da
e secondo altri invece dal basso verso l'alto. Dal basso verso l'alto sono coloro che dicono partiamo, cerchiamo di capire come è fatto il cervello, alcune cose che cerchiamo di imitarlo. Questo. Corretto? Sì, ma poi direi che tutto sommato tutto ciò che è umano è fatto così, dal basso verso l'alto. Noi siamo fatti di cellule, aggregati di cellule formano tessuti, i tessuti formano organi, ma diciamo il paradigma è quello della nanotecnologia, non è quello della microelettronica, no? Quindi anche nel caso dei neuroni, i neuroni sono singole unità computazionali molto semplici e mettendosi insieme che generano degli effetti più importanti e quindi dei comportamenti e delle, diciamo così, sì, dei procedimenti e degli algoritmi. Ecco, e anche qui, cioè noi per esempio sempre a livello di senso comune siamo abituati a vedere un processo scientifico come una divisione continua, per cui noi capiamo un determinato processo se lo dividiamo nei singoli componenti, mentre mi sembra di capire che in questo caso nel processo inverso non è vero che se mettiamo assieme tutti i singoli componenti e abbiamo un'unità, le proprietà di questa unità siano la somma dei singoli componenti, sì, non è così? Sì, esatto, sì, tutto sommato è corretta la visione, nel senso che se ciascuna unità che compone il totale ha diverse alternative di comportamento, il comportamento globale dipenderà dalla maniera estremamente complessa in cui queste alternative si combinano sostanzialmente, e quindi questo dà origine a un numero molto elevato di prodotti finali, di opzioni finali. Proprio perché abbiamo numeri molto grandi di singole unità a loro volta capaci di avere diverse opzioni e di interagire tra loro. Allora, passando agli altri aspetti, quello della privacy che c'era all'interno di questo brano, seppure lì viene posto in un scenario molto fantascientifico. Sì, ecco, in questo scenario fantascientifico non è chiaro come questo. Di neuroni che popolano, se ho capito bene, insomma, il cervello, questi nuovi neuroni che popolano il cervello delle varie unità, come comunicano tra loro, perché la comunicazione dei neuroni nostri è garantita da un contatto fisico, cioè non è che abbiamo un neurone che è in una zona del cervello che comunica direttamente con una che sta a un chilometro, nel senso che c'è proprio una ramificazione fisica, i neuroni hanno delle propaggini che si chiamano assoni, alla fine degli assoni ci sono delle ramificazioni ulteriori, quindi c'è proprio una connessione fisica. E la comunicazione tra... Wireless, praticamente, tra cervelli. In questo senso vedo la cosa molto più irrealistica, perlomeno per come conosciamo adesso le cose, no? E quindi da questo punto di vista c'è sicuramente un punto interrogativo su come potrebbe funzionare questo tipo di comunicazione. Non solo su come potrebbe funzionare in termini di comunicazione, ma anche su come si potrebbero alimentare questi dispositivi, che comunque sono dispositivi artificiali. E qualunque oggetto artificiale ha comunque bisogno di un'energia per funzionare. Un'energia che certamente non è data da una batteria, da una pila, ma dovrebbe essere fornita in qualche altro modo, per quello in modo wireless, però anche quello è un altro... O alimentata dal cervello stesso in qualche modo. È un altro problema, sì, oppure no, in qualche maniera, magari per via biochimica, però comunque diciamo apre un mondo ancora molto lontano dal punto di vista tecnologico, non vedo esempi. C'erano una proposta che era stata fatta da uno dei due fondatori di Google, se non sbaglio, da tutti e due, che loro in parte ci stanno lavorando, la loro idea era quella di mettere, diciamo, riuscire a copiare, a informatizzare, a rendere digitale tutte le biblioteche del mondo e poi creare in qualche modo delle connessioni che possano andare nei cervelli, in chi naturalmente lo vuole, delle persone, in modo che uno possa avere in tempo reale accesso accesso a tutte a tutto il sapere codificato nelle biblioteche del mondo e averlo presente
non solo accesso per chi lo deve cercare, ma averlo presente in contemporanea. Questa cosa proposta dai due di Google è una cosa anche questa totalmente fantascientifica o in qualche modo diciamo si basa su cose che potrebbero essere. Ma allora, non è fantascientifico quello di digitalizzare tutto e di averla a disposizione, sì. Già mi sembra moltissimo. E devo dire un pochino meno il discorso del come dire, di averlo inserito nel cervello in qualche maniera. E sottintenderebbe una capacità di creare una memoria virtuale in più rispetto a quella che abbiamo. Non è chiarissimo. Perché in effetti il cervello ha un numero di contenitore di informazioni, un contenitore di informazioni limitato, cioè può contenere un certo numero di informazioni. Se avesse accesso a una sorta di mondo che in effetti non ha quasi limiti alle informazioni, dovrebbe per forza in un certo senso avere a suo fianco un'altra memoria artificiale. Certo, il problema è che ciò che noi chiamiamo memoria, di cui noi abbiamo esperienza come memoria, da un punto di vista di base biologica, di come funziona in maniera molto diversa dalla modalità con cui funziona una memoria di natura elettronica. Quindi il problema è creare l'interfaccia tra le due. Certo. Cioè, sì, noi necessariamente abbiamo bisogno di passare attraverso i nostri sensi per memorizzare un'informazione, che poi, ok, si traduce nel cervello nel fatto che magari una certa zona di neuroni, che ne so, modificano per l'appunto le loro connessioni fra loro in maniera tale da ricordare una certa informazione passata magari per il canale ottico, quindi uno ha visto una cosa, se la ricorda. E in una memoria di quelle che sono presenti nei nostri dispositivi le cose funzionano in maniera completamente diversa. Allora, quel tipo di immagazzinamento dei dati non è direttamente compatibile con la maniera in cui noi immagazziniamo i nostri dati, quindi bisogna trovare una modalità di comunicazione tra i due. Mostragli il tuo bimbi, è bellissimo. Avevo notato il segno rosso sulla fronte, più grande del consueto e del colore sbagliato. Mi chinai per osservarlo meglio. Si stava muovendo. Lo si intuiva appena, ma il punto rosso sembrava strisciare con movimenti da insetto. Scosso mi appoggiai di nuovo allo schienale, dondolando i piedi che non arrivavano al suolo. «Che cosa hai fatto?» gridai con la mia voce tenue e acuta. «Zitto, lo spaventerai! Vai, corri, Nirupa!» «Grazie. L'ho creata per il futuro, come i nostri genitori hanno fatto con te. Ma non sarà il futuro che avevano immaginato. L'interfaccia del tuo biochip, il congegno, grazie a un piccolo aiuto da parte delle IA. Ma come ho detto, è solo una parte del tutto, una piccola parte. Stiamo sviluppando un progetto. Sarà la vera rivoluzione. Il futuro sta arrivando. Dimmi di che si tratta. Distribuzioni di processori polvere. Spiega. Shiv spiegò. Non era niente di più che la trasformazione delle elaborazioni al computer. I suoi ricercatori stavano rimpicciolendo i computer, sempre di più. Dalle dimensioni di un chicco di riso a quelle di uno spermatozoo, sempre più piccoli, fino alla scala molecolare e oltre. Il punto d'arrivo era una moltitudine di computer grandi come un granello di polvere, ognuno in comunicazione con gli altri, in sciami che volano liberamente, computer in grado di permeare ogni cellula del corpo umano, universali e onnipresenti come la polvere. Cominciai ad avere paura e freddo in quell'umida sera di Varanasi. Vedevo il piano di Shiv per il nostro futuro, forse più a fondo di quanto riuscisse a vederlo lui. Il Bindi è il processore polvere. Uno ha sfondato la prigione del cranio, l'altro ha trasformato in memoria il mondo.
a poco le nostre identità sarebbero svanite nel mondo ricoperto di polvere. Ci trasformeremo in nuvole, senza luogo, penetreremo l'uno nell'altro, più intimamente ed energicamente di qualsiasi scultura di tempio tantrico. Mondo interiore e mondo esterno si fonderanno. Potremmo essere molte cose, molte vite nello stesso istante, potremmo duplicarci all'infinito, potremmo mescolarci con le iadi divenendo una cosa sola. Questo era il loro accordo, la loro pace. Saremmo diventati una nuova specie, post-umana, post-ia. E questo è quello che hai sentito lei prima, cioè il fatto che qui si intende prendere dei computer e rimpicciolirli. Lei ha detto che è proprio un processo diverso. Sì, sì. E in più c'è anche appunto un po' l'inesattezza di dire rimpicciolisco dalle dimensioni dei piccoli riso a quelle di uno spermatozoo, sempre più piccoli, fino alla scala molecolare e oltre. E le oltre che non va bene, nel senso che perlomeno la scala molecolare o atomica, oltre quella non si va, nel senso che intanto appunto è già inimmaginabile l'idea di un qualcosa che abbia un comportamento prevedibile fatto da un singolo atomo. Non è una singola cellula, un singolo atomo non è niente, non ha nel senso, non ha, vabbè, tantomeno coscienza, ma non ha capacità di comportamenti autonomi, quindi sicuramente abbiamo comunque bisogno di una certa quantità di materiale per poter riuscire a fare qualcosa che si comporta in un certo modo, un dispositivo che è in grado di reagire in un certo modo a uno stimolo di qualsiasi natura. Quindi in questo c'è proprio, direi, un'inesattezza. E poi appunto sicuramente c'è anche un po' il fatto che questo si basa su un'idea di qualcosa che si rimpicciolisce, che si va dal grande al piccolo, mentre appunto la nanotecnologia va dal piccolo al grande. Eventualmente anche appunto dove è anche interessante notare dove quando parliamo di nanotecnologie, quindi di dimensioni, la parola nano vuol dire 10 alla meno 9, quindi 10 alla meno 9 metri, l'unità di misura, in realtà non è che dobbiamo immaginare a dei dispositivi che siano necessariamente così piccoli, anche perché sarebbe di fatto praticamente impossibile avere a che fare noi umani con dispositivi così piccoli. Nel senso, non c'è nessuno strumento che abbia una capacità di risoluzione così fine da riuscire a manovrare un oggetto che è largo, che è grande 10 alla meno 9. Ce la fanno alcuni microscopi particolari, ma certamente non come dire, alla portata. Se vogliamo farne delle applicazioni da usare nella vita di tutti i giorni, non possiamo pensare di manipolare, fabbricare singoli oggetti così piccoli. Quello che è nanometrico, quello che è la scala dimensionale dei fenomeni che avvengono e che danno origine a un certo tipo di comportamento. Faccio un esempio molto semplice di un dispositivo che è già a nostra disposizione. I laser, quindi quei dispositivi optoelettronici che vengono utilizzati come fonti di luce, diciamo, sono in sé i laser a semiconduttore, quindi i laser a stato solido, sono in sé degli esempi di dispositivo nanotecnologico, perché la capacità di emettere luce a una certa lunghezza d'onda, di avere un fascio luminoso composto da fotoni tutti della stessa lunghezza d'onda, è legata proprio al fatto che i materiali che vengono utilizzati per costituire un laser sono sulla scala XY, cioè sul piano grandi se uno vuole quanto si vuole, diciamo, ma c'è una dimensione, la dimensione altezza, in cui lo strato attivo del materiale è grande pochi nanometri e la capacità di funzionare è proprio legata a questa grandezza. Se noi moltiplicassimo per 10 le dimensioni su un certo asse del materiale che costituisce un laser, per 10, per 100, per 1000, rispettando esattamente tutte le proporzioni, ma semplicemente moltiplicare, non otterremmo il risultato di vedere la luce. Quindi, quando si parla di scala nanometrica, in realtà non vuol dire che il dispositivo in sé è nanometrico, ma che c'è almeno una dimensione che è su quella scala e che è grazie a quella dimensione che si genera un certo fenomeno fisico che dà origine al comportamento del dispositivo stesso. Il laser è l'emissione della luce, possiamo pensare ad altri dispositivi in cui il fenomeno che si manifesta
sono altre creature diverse, però sostanzialmente è la legge. Qui si parla ad esempio di una sorta di polvere, tra virgolette, fatta da micro computer, che poi penetrano all'interno. Oggetti così piccoli, in qualche modo, come dire, è un'ipotesi che in qualche modo... tra l'altro c'è anche un altro libro di Crichton, se non ricordo male, parlava di un mondo di nuovo in cui la polvere che si diffonde diventa... Sì, è una polvere intelligente, diciamo. Sì. Ma in teoria, di nuovo, anche lì, la miniaturizzazione è un processo che è in atto, quindi in teoria sì. Il problema, come al solito, è come interfacciarsi con dispositivi così piccoli. Per esempio, come dare energia a un dispositivo così piccolo? Cioè, alla fine, il singolo oggetto così piccolo deve comunque essere connesso con il mondo esterno in qualche maniera. Tutti i segnali processati da dispositivi come transistor, diodi, eccetera, sono comunque segnali di natura elettrica. Io li devo alimentare, devo leggere una corrente, una tensione, devo comunque in qualche maniera misurarli. E anche la maniera in cui comunicano tra loro è legata a un'alimentazione di natura elettrica. Quindi, come dire, in sé uno può anche fabbricare cose molto piccole, però poi deve poterle manipolare in qualche maniera. Quindi si pongono dei problemi ulteriori. Problemi praticamente di trasmissione elettrica, di trasmissione di onde, di onde radio. Ecco, adesso viene in mente una cosa che mi aveva accennato lei, se non sbaglio, proprio del fatto che erano stati costruiti degli elementi di lana che erano conduttrici di elettricità. Ricordo male? Cotone. Sì, l'abbiamo fatto a casa. Sì, quindi praticamente del cotone che può essere conduttrice di elettricità, che quindi può essere anche un cotone sottilissimo, finissimo. Sì, che non perde, eccetera, diciamo, le caratteristiche merceologiche di una fibra tessile, però diventa più conduttore. Certo, però è macroscopico, non è certo, anche in questo caso è macroscopico. No, nel senso, anche lì il trattamento che serve per produrre questo effetto è un trattamento che avviene su scala nanometrica. Sostanzialmente la struttura viene ricoperta da delle nanosfere piccole metalliche connesse tra loro da dei polimeri, sostanzialmente, quindi il trattamento è di natura nanometrica, però il prodotto finale non è nanometrico, nel senso possiamo avere un rocchetto di filo, quindi una roba manovrabile, perché per l'appunto poi per poterci interfacciare con questo mondo abbiamo bisogno di avere degli oggetti che siano manipolabili in qualche maniera. Certo. Lo stesso discorso probabilmente, che se sbaglio, è applicabile a altre ricerche che ha fatto la professoressa, che sono legate ai cosiddetti abiti intelligenti, giusto? Sì, anche in questo caso appunto lo scopo primario è quello di realizzare. Cosa sono? Allora, diciamo, ci sono diverse tipologie di questi abiti intelligenti, in generale, quella che è definita come l'elettronica indossabile. Cominciano a essere anche molto diffusi. Forse la prima volta in cui ne abbiamo parlato era una fase molto limitata al mondo della ricerca, adesso stanno diventando invece dei prodotti veri e propri, no? E per esempio, molti esempi, ci si va anche dalle fasce cardio, che ne so, dalle cose che servono semplicemente a misurare le prestazioni di un atleta o cose di questo tipo. Essenzialmente l'idea anche lì nasce, in questo caso, dalla miniaturizzazione, però sta andando oltre, nel senso che i dispositivi elettronici sono diventati così piccoli che sono diventati innanzitutto portatili e poi indossabili, nel senso che quando uno ha un chip messo da qualche parte su una giacca, nessuno si accorge che ce l'ha, però ce l'ha. Adesso sta andando verso cose un pochino più sofisticate, anche sofisticate da un lato, ma più semplici da realizzare dal punto di vista proprio della fabbricazione, perché naturalmente per questo tipo di oggetti c'è un interesse di natura industriale, no? Allora, integrare tecnologie diverse, come può essere una tecnologia elettronica tradizionale basata sul silicio, con i tessuti è una cosa dal punto di vista industriale un po' più complessa. Chi fa vestiti vorrebbe avere dei filati con cui fare tutto, piuttosto che dover prendere dei pezzi e filarli nell'abito oppure nei tessuti.
E quindi l'idea è quella di rendere il tessuto stesso funzionalizzato, rendere il tessuto stesso già costruito con delle proprietà che appunto servono. Una di queste è la banale conducibilità elettrica. Se io devo connettere elettricamente due punti su un tessuto, ho bisogno di un cavo. Non posso metterci un cavo di rame, o meglio, posso anche farlo, insomma, tolgo parecchio comfort al tessuto stesso. E quindi lo rendo meno bello, lo rendo meno insomma, funzionale. E quindi devo inventarmi un modo per farlo con una fibra che sia ancora una fibra tessile, in modo tale che questa sia tessuta all'interno dell'abito senza cambiarne l'aspetto estetico, senza cambiare le modalità con cui questo viene prodotto, perché sennò significherebbe far elevare troppi costi e così via. Quindi c'è parecchia attività di ricerca su quest'ambito. Sì, soprattutto in ambito biomedicale, perché tutto questo riguarda in prima linea tutto ciò che è monitoraggio biomedicale. Poi naturalmente dall'ambito biomedico si passa verso l'ambito sportivo, per esempio, che è un altro grande driver del mercato in questo ambito, proprio perché la gente è diventata tanto positivamente molto attenta al proprio stato di salute, attenta alla forma fisica, che è sicuramente una buona cosa. E poi è diventata anche un po' una moda quella di anche lo sportivo della domenica che fa 500 metri, però si mette la fascia cardio perché insomma è un po' figo, no? Quindi anche questo ha una sua importanza nel... Sarebbe possibile, cioè, in tempi non molto lunghi praticamente, avere anche degli abiti oppure semplicemente un maglione che ti dice se a un certo punto tu entri in un ambiente che è insalubre? Sì, no, questo è già molto già, possibile. Sì. E che in qualche modo ognuno di noi diventi un elemento di monitoraggio dell'ambiente. Sì, noi qualche anno fa, per esempio, abbiamo fatto un progetto europeo che era dedicato a sviluppare delle uniformi intelligenti per i vigili del fuoco. E sulle uniformi abbiamo messo una quantità molto elevata di sensori, attuatori vari, che servivano a rendere più sicura l'azione del vigile del fuoco, a fare in modo che non fosse esposto a rischi sostanzialmente, o comunque che il rischio fosse costantemente monitorato e quindi fosse possibile bloccarlo in caso di eccesso di questo rischio, o anche per monitorare l'ambiente circostante. E anche lì l'idea era quella di avere una rete di persone che, grazie a quello che indossavano, e quello che indossavano doveva essere da un punto di vista della sicurezza e della salvaguardia della loro assolutamente identico a quello che indossano normalmente, quindi innanzitutto che fossero preservate perfettamente le proprietà di protezione dei dispositivi che usano, insomma, a partire dal giaccone alle scarpe eccetera, ma nello stesso tempo questi indumenti fossero anche capaci di misurare le prestazioni della persona, per esempio il battito cardiaco, la respirazione, la composizione del sudore per valutare lo stato di stress, non solo la temperatura ma la quantità di calore assorbita dall'ambiente, per esempio. Quindi se un vigile del fuoco si reca in una zona dove c'è fuoco e dove quindi c'è una temperatura molto alta, essere in grado di stabilire quanto calore sta assorbendo. Dovrebbe assorbirne il meno possibile grazie ai dispositivi di protezione, ma naturalmente questo può rendere possibile un coordinamento dell'azione decisamente più, tra virgolette, intelligente, ma questa intelligenza, diciamo, è tutta finalizzata a preservare dai pericoli gli operatori. Stavo oziando sul marmo umido quando d'improvviso le fedeli che si trascinavano verso la dea lungo il serpentone della staccionata alzarono lo sguardo. Si bloccarono. Si guardarono intorno come se vedessero tutto per la prima volta. Guardarono di nuovo e mi videro. Quindi una donna sganciò la sbarra zincata e si avvicinò a me facendosi largo a spintoni in mezzo ai tornanti della fila di devote, ma si inginocchiò di fronte a me e mi salutò. Sopra la singola riga verticale del suo Shatla Tilak
aveva l'occhio rosso di Shiva. Vish! Balzai indietro così bruscamente che sbattei la testa contro uno dei pilastri. Oh, disse la donna. Oh, piccolo, ti sarei fatto male. Vish, sono io, Lakshmi. Lakshmi, la mia ex moglie, la giocatrice. Vide la mia confusione e mi toccò il viso. Mi sono scaricata temporaneamente nel cervello di questa cara donna. Risulta un po' difficile da spiegare se non sei connesso, ma comunque tutto a posto e del tutto consensuale. E la restituirò a se stessa non appena avrò finito. Di norma non lo faccio, è molto maleducato. Però queste sono circostanze piuttosto eccezionali. Lakshmi, dove sei? Sei qua? Oh, hai ricevuto un gran brutto colpo. Dove mi trovo? È difficile da spiegare. Sono completamente bodhisoft adesso. Sono all'interno del Jyotirlinga, Vish. È un portale. Sono tutti dei portali, sai? Dopo i primi 12, i pilastri di luce erano arrivati su tutta la Terra. Centinaia, migliaia. È un posto meraviglioso, Vish. Può essere quello che vuoi, reale quanto vuoi tu. Passiamo molto tempo a discutere sul significato di reale. E i giochi numerici. Beh, mi conosci. Ecco perché ho compiuto questo passo per te, Vish. Non può andare avanti. È distruttivo. La cosa più distruttiva che abbiamo mai fatto. Diamo fuoco a questo mondo perché ne abbiamo un altro. Abbiamo il paradiso, così qui possiamo fare quello che vogliamo. La vita è solo una prova generale. Ma Vish, tu hai visto. Hai visto a cosa ci ha portato questo. A cosa, Lakshmi? Erano i ricordi e la viva speranza. La leggera botta contro il marmo, la strana possessione nanotecnologica. Ma questa estranea non stava iniziando ad assomigliare a Lakshmi. Dobbiamo porre fine a quest'età, far ripartire il ciclo, chiudere i Jyotirlinga. È impossibile. È tutta una questione matematica. La matematica che governa quell'universo è diversa da quella che governa il tuo. Ecco perché posso esistere come uno schema di informazioni impressa sullo spazio-tempo. Perché la logica qui lo permette. Da dove vengo io, no. Due logiche differenti. Ma se riuscissimo a inserire tra queste due una terza logica, estranea a entrambe, che nessuna delle due sapesse riconoscere o utilizzare, allora potremmo davvero chiudere i passaggi tra gli universi. Grazie. Qui ci sono, cioè, naturalmente tantissimi stimoli. A me viene semplicemente da chiedere alla professoressa quali, diciamo, dalle varie suggestioni che ci sono, quale può essere, come dire, interessante o meno, o che tipo di riflessione le hanno. Poi tra pochi minuti naturalmente si dovrà chiudere. Permetto che non ho letto tutto il libro, quindi non sono arrivata fino a questo punto, ma non so, questo la prima parte mi sembra un po', non per niente forse ambientato in India, mi sembra un po' una questione di reincarnazione, no? Sì, reincarnazione, sì, di una cosa che forse non è un'anima ma è un programma. Sì, mi sembra quasi che questa nuova tecnologia sia riuscita a registrare in qualche modo la personalità della ex moglie. Di che sia passata in un altro corpo. In un altro corpo. Momentaneamente. Con il consenso del tuo corpo. Sì, è comunque curioso il fatto che da un certo punto di vista appunto questa personalità si traduce in una sorta di programma, no? Parla di portali, no? Quindi, sì. Però ha bisogno di un corpo poi per poter comunque, no? E sembrerebbe che invece in un mondo in cui diciamo la personalità è una cosa virtuale, forse non c'è neanche più bisogno di corpi per lì, da quello che sembrerebbe
praticamente ci sono tutta una serie di portali che in qualche modo racchiudono le varie personalità, come se uno avesse in qualche modo digitalizzato tutto quello che c'è nel cervello, tutto, considerando anche tutte le interconnessioni, è reso digitale e custodito in qualche modo in quella sorta di portale. E quindi a questo punto mi chiedo, che bisogna c'è dei corpi, la questione del corpo, sì, certo, lì lo inserisce, magari forse per una questione narrativa, il fatto che la sorella, cioè la sua ex moglie, vuole dialogare con lui. In effetti, se potrebbe essere semplicemente con la polvere che entra nel suo cervello e dialoga direttamente. Esatto. In effetti potrebbe essere più logico così. Lui utilizza quello probabilmente per una questione forse narrativa di gioco. O forse uno potrebbe anche chiedersi al contrario, se quello che lui vede è una suggestione della polvere o seppure... Sì, cioè, se questo corpo è un corpo reale, oppure no, che potrebbe anche essere invece banalmente. E poi c'è il discorso delle due logiche, due logiche. A un certo punto la logica che si forma all'interno di questo nuovo universo fatto di tante intelligenze artificiali, che sono poi le varie intelligenze, diciamo, digitalizzate, da un lato, e dall'altro la logica dell'altro mondo, del mondo normale. Sembrerebbe quasi, schematizzando, che una logica del mondo normale sia la logica del terzo escluso e l'altra logica sia la logica del fuzzi, mi pare si chiami, la logica del, diciamo, in cui può funzionare anche il terzo escluso, insomma ci sono diverso tipo di logiche che vengono studiate dai logici matematici. Ecco, sembra quasi una cosa del genere, però entrambi fanno parte di questo mondo, naturalmente, però insomma il discorso ci dà una serie di suggestioni, diciamo, che possono essere poi sviluppate in vario modo. E, dicevo, adesso guardavo l'ora e si è fatto, ma se ci fosse qualche domanda, naturalmente abbiamo altri 5 minuti, se può, se c'è qualche domanda. Più che domanda è, diciamo, osservazione. Certo. Mi ha incuriosito all'inizio, per esempio, nel processo di diminuzione, no, della materia, sì. Che diceva che da miliardi di atomi si è passato a un numero relativamente esiguo di atomi. E se non ricordo male, ha parlato anche di individualizzazione dell'atomo. Ora, questo processo di individualizzazione può comportare anche, non dico una sorta di anarchia dell'atomo. No, è esattamente questo il punto. Nel senso, ciascun atomo, in particolare, gli elettroni che stanno dentro un atomo, hanno determinate orbite, diciamo, girano e hanno una certa energia. Ma non è che sia così deterministico sapere quale energia hanno, no? Cioè hanno un insieme di energie possibili, Poi quali scelgono dipende da molte cose, per esempio se ricevono energia dall'ambiente, se perdono energia, eccetera. E in qualche maniera, per esempio, un insieme di atomi che perdono contemporaneamente energia secondo determinate cose, per esempio, potrebbero produrre una luce. I laser, per esempio, sono fatti su questo principio, sempre per tornare a quell'esempio, giusto per definire un esempio semplice di produzione di luce. Però per fare un laser, per vedere questa luce, a me serve avere una certa quantità di atomi che si comportano tutti alla stessa maniera. Se ne ho troppo pochi, non ho la certezza di avere tutti gli elettroni nello stato giusto di energia e quindi tutti gli elettroni in grado di perdere contemporaneamente energia in quel certo modo e quindi di produrre quella luce, per fare un esempio. E quindi non ho abbastanza, il sistema non è abbastanza ricco di atomi che si comportano alla stessa maniera per produrre un effetto predicibile, che è in quel caso la luce. Se vado troppo piccolo non riesco a vederla questa cosa. Ho bisogno che la mia popolazione sia creata da almeno una certa. Io appunto l'esempio delle popolazioni umane può essere utile perché
se io penso a, appunto, a una popolazione umana, se noi ci decimassero, dopo un po' non esisterebbero più gli italiani. No? Se fossimo troppo pochi, non avremmo più dei caratteri comuni tali da definirci come collettività. In qualche maniera nei materiali possiamo pensare un po' alla stessa maniera, no? Se sono troppo pochi gli atomi che lo costituiscono, non sono più una collettività e quindi non esprimono più dei caratteri, che sono in questo caso delle proprietà fisiche, caratteristiche di quel materiale. Diciamo, se, sono troppo, se sono pochi non servono a niente. In un certo senso. Poi uno potrebbe entrare sul fatto del dire non servono a niente rispetto alle cose che siamo capaci di osservare noi, o noi direttamente o noi attraverso gli strumenti di osservazione che ci siamo inventati, diciamo, no? Anche quello è sempre un fatto di interfaccia. Certe proprietà, cioè finché per esempio non sono stati costruiti determinati tipi di microscopi, del mondo nanometrico noi non sapevamo neanche che esistesse, no? Cioè, non sapevamo nulla. Per quanto gli antichi greci avevano già intuito, avevano già pensato al concetto di atomo, cioè che non si può dividere, però erano arrivati a quel punto attraverso delle intuizioni più o meno indirette. È solo adesso, insomma, dalla seconda metà del Novecento, che abbiamo a disposizione, per esempio, dei microscopi potenti abbastanza da poter vedere quella dimensione lì. Prima non eravamo in grado di vederla, di percepirla e quindi neanche di immaginarsi delle possibili applicazioni, dei possibili modi per sfruttarle, per le proprietà. Quindi... Va bene. Grazie insomma alle persone che sono venute, grazie innanzitutto alla professoressa. Grazie.